molto vicine. Molto spesso mi chiedete dei trucchi semplici, veloci da fare e poco impegnativi. Tante volte mi sbizzarrisco invece con trucchi un po' più complicati, però ho deciso di accontentarvi soprattutto perché molto spesso io stessa, quando non sono a casa, non ho a disposizione tutti i miei pennelli oppure li ho lavati o semplicemente non sono a casa mia e quindi devo fare tutto molto velocemente in poco tempo, in poco spazio. O comunque, insomma, non ho nemmeno la voglia di stare lì a fare troppe cose, sfumature o applicazioni difficili. Quindi vado con le dita, oddio, butto giù tutto. E vado ad utilizzare un solo pennello, che solitamente è o questo qua di MAC, che è il numero 217, oppure sono dei pennelli di Sephora, che può essere questo qui, che è il, qua non c'è scritto il numero, il 13, il numero 13, che vedete è molto morbido, però è molto molto largo, mentre questo qua è sì morbido, ma è più stretto da una parte. Oppure sono dei pennelli che ora non ho qua perché ho lavato e sono di NYX. Comunque sono i classici due pennelli di NYX che avete visto già in altri video. Uno è tipo fatto è piatto e l'altro invece è un pochino appuntito da una parte, però sono sempre comunque pennelli da sfumatura. Quindi molto spesso faccio tutto con un solo pennello e l'applicazione dell'ombretto lo faccio con le dita. Ovviamente, come vi spiegherò nel video, scelgo il dito da utilizzare a seconda della parte dell'occhio che devo andare a fare, quindi se dovrò fare una parte più estesa utilizzo un dito più grande, se devo andare a fare delle cose più particolari utilizzo le dita più piccole, addirittura molte volte riesco a fare una piccola linea verso l'angolo esterno di un colore più scuro con il mignolo e vado poi sempre a sfumarlo alla fine con il mio pennello. Perché ho deciso di fare questo video? Perché secondo me non servono, se non fate le truccatrici professionali, un numero infinito di pennelli. Molto spesso, visto che comunque siete in tantissime giovani a seguire me e anche le altre ragazze, non mi sembra giusto che poi magari non vi buttiate a fare delle prove perché magari non potete prendere perché siete piccoline o comunque non avete modo di acquistare dei mega set di pennelli che poi vi garantisco non vi servirebbero a nulla. Quindi niente, ho deciso di fare questo video perché con un pennello lo potete comprare tutte e i pennelli da sfumatura sono facilmente reperibili, soprattutto nelle profumerie normali che si trovano dappertutto, quindi non c'è bisogno di fare acquisti online o spese pazze. E vi mostrerò come si possono appunto ottenere degli ottimi risultati. Durante il video vi faccio vedere tutti i passaggi, i prodotti utilizzati, quindi non aggiungo altro, vi lascio il tutorial. Ciao! Ok, iniziamo. Sulla mia base ho steso il mio fondotinta in minerale e volevo mostrarvi questi qua che sono due dei correttori di Mavala che ho utilizzato anche sabato sulle ragazze che ho truccato per la sfilata che c'è stata qua al mio paese. E siccome non ve ne ho mai parlato, ve ne parlerò in un video a parte dove vi farò vedere altri prodotti e vi dirò anche dove si possono acquistare. Sapete che Mavala Makeup è venduta molto nelle farmacie e sono buonissimi, non credevo assolutamente, ma tipo truccandole li provo prima qua e nel momento in cui poi sono andata a lavarmi le mani ho dovuto lavarle con il sapone per tirare via il prodotto, quindi credo che sia una garanzia perché ciò significa che durano tantissimo anche per la zona contorno occhi. Sono modulabili, sono molto delicati, cremosi e si stendono bene sia con le dita che col pennellino che con la spugnetta e soprattutto coprono e fanno il loro lavoro. Ora vado ad applicare questa che è sempre di Mavala ed è un ombretto in crema di quelli waterproof e la utilizzo come base, ne basta poca, e la stendo con le dita. Tengo una base scura per fare prima, che io utilizzerò questa qua che è la 04 di Kiko ed è quella del colore marrone, che è uno shade stick ed è un ombretto in stick e vedete che è con la punta arrotondata, quindi seguo la forma del mio occhio
Mi raccomando, datela bene vicino all'attaccatura delle ciglia in modo che non ci siano degli stacchi netti. E fate prima un occhio e poi andate a fare l'altro. Sfumate leggermente perché se fate tutti e due gli occhi, rischiate che poi si vada a seccare e non riuscite poi più a lavorarlo. Con le vostre salviettine umidificate andate a pulirvi le dita, quindi visto che comunque dobbiamo utilizzare le dita, le andate a pulire e ad asciugare. Fatto questo, io adesso andrò avanti con degli ombretti che applicherò sempre ed esclusivamente con le dita per andare poi a sfumare, con il mio pennello, quindi un solo pennello da sfumatura. Come primo colore prendo un colore, come questo qua, che è un color champagne. E lo applico su tutta la mia palpebra. A seconda della grandezza della vostra palpebra, utilizzate, cioè scegliete un dito, come praticamente si fa con i pennelli. Quindi adesso io volevo darne in una parte molto estesa, ho scelto questo dito qua. Stessa cosa dall'altra parte. Poi scelgo un colore chiaro, come questo qui, e adesso io utilizzerò questo dito che è l'anulare. Io con i nomi delle dita non ce la posso fare e lo vado a dare sopra vicino all'arcata. Vedete come vi cambia il colore stessa cosa dall'altra parte. Prendete un marrone, questo qua nel mio caso, e lo andate a dare nell'angolo esterno del vostro occhio. Fatto questo, pennello da sfumatura e andate e cominciate a sfumare prima la vostra palpebra mobile, tirando il colore marrone verso l'interno. Ricordandovi di sfumarlo anche vicino all'attaccatura. Poi, con un fazzolettino, pulite velocemente il vostro pennello e iniziate a sfumare la parte alta. Per quanto poco perfetto sia con le dita, poi si può andare a lavorare con il vostro pennello. Ora potete scegliere di applicare una riga di eyeliner, una riga di glitter, una riga di eyeliner marrone. Io in questo caso, visto che è giorno e che comunque ho già fatto un trucco importante, abbastanza scuro, non andrò ad applicare niente. Andrò ad applicare invece un po' di matita marrone, nella rima inferiore dell'occhio. Mascara nero. Vado a scurire le mie sopracciglia. E le vado a pettinare. Sul resto del viso applico questo blush che è il 111 Coral di Rimmel. Sulle labbra sto sul neutro, visto che è giorno, poi magari verso sera si può puntare su qualcosa di un pochino più particolare. Allora, come giorno io utilizzo e sto utilizzando tutti i giorni questo qua che è il Lip Glow di Dior ed è praticamente un ravvivatore del colore delle vostre labbra. Infatti, ora vi mostro, nel momento in cui lo andate ad applicare è trasparente. Dopo poco, a parte fare un odore di menta buonissimo, ma soprattutto non pizzica, perché è cosa che fanno solitamente questi. Vedete che va ad intensificare il colore delle vostre labbra. Sono come quelli di Too Faced e anche un altro che ora non ricordo. Comunque ne ho altri due di questi prodotti che però erano sempre a lip gloss e quindi non a burro cacao o comunque in stick.
E mi piace molto perché vi dà un effetto naturale, però vi dà un effetto sano, quindi non fate quelle labbra smorte, ma è molto molto bello. Per la sera credo che opterò poi per questo qui, che è di Pupa ed è il numero 11 ed è un marrone abbastanza intenso, cioccolatoso, vedete che poi mi andrà a riprendere il colore un pochino che ho dato sugli occhi. Questo è il trucco finito. Spero che sia stato utile alle ragazze che tante volte mi scrivono che loro non possiedono pennelli ma che utilizzano le dita. E questa è un'idea, io lo faccio tante volte, soprattutto quando non sono a casa o non ho i miei pennelli a disposizione. Ci vediamo nel prossimo video, ciao!